Buonasera, bentornati alla Malmaison. Questa sera vi presento qualcosa di unico, veramente di rarissimo, che è veramente una cosa difficile da trovare in commercio. Stasera la stiamo preparando per un nostro cliente eccezionale che è nell'altra saletta e vado subito a presentarvi. Ecco qua, Omarus Americanus, volgarmente detto astice jumbo. Guardate che, allora, sono 6 kg e 7 etti di astice. Lo faccio vedere in mano, lo tengo proprio come un bambinello, come il bambinello Gesù solito, per farvi vedere la grandezza di questo astice. Molti di voi non l'avranno mai visto, molti ne avranno sentito parlare. Adesso vi do un paio di spiegazioni su questo mostro degli abissi. Guardate che chela gigante che ha. Allora, sono astici molto molto pregiati, che sono dolcissimi e molto morbidi da mangiare. Ha bisogno di circa un'ora di cottura e questi esemplari vengono catturati, infatti si chiama Omarus Americanus perché vengono catturati nella zona vicino al Canada, nella zona di Maine. E l'astice più grande che è stato pescato, di mia conoscenza, arrivava a 12 kg, quindi pensate, quasi il doppio di questo. Questo è 6 kg e 7 etti. Un astice jumbo di questa misura potrebbe avere più di 50 anni. È stato stimato che un astice jumbo sui 9 kg può arrivare a 140 anni. Quindi immaginate, adesso chiaramente è morto, vedete la pinza grossa. Con questo si mangia anche in 3 persone, quando adesso viene spaccata, pulita col martello. E questa è la pinza grossa che lui serve per tenere la preda, vedete che denti, che dentellatura che ha, viene chiaramente fascettato con l'elastico perché ha la forza di tagliare, di tranciare un dito questo. E l'altra, questa più piccola, più dentellata, serve per appunto per pulire la preda e per mangiarla. Adesso vi rivelo un altro piccolo segreto, ma perché è una cosa che non molti sanno, anche tanti chef non conoscono. La sapete distinguere un maschio da una femmina senza tagliarla, chiaramente vedere se ha le uova? Allora, questo è un esemplare femmina che secondo me è molto più dolce, ha le zampe, queste zampettine qua più piccole, il maschio le ha molto più grosse, e poi ha questo spessore, vedete che parte vuota che c'è qui, perché serve appunto per contenere le uova nella femmina. Il maschio, il bordo della carne è molto più alto, però la femmina, se ha le uova, è molto molto più dolce. Bene, che dire adesso? È un astice che viene preso anche sui 600-700 metri di profondità, per quello riescono a vivere così tanto e a sfuggire alle catture, mentre generalmente gli astici, quelli americani, non quelli blu nostri, nazionali, europei, gli astici blu, gli astici jumbo e gli astici, scusate, non gli astici jumbo, gli astici normali cumani vengono allevati in cattività, la maggior parte, per questo adesso hanno anche un prezzo molto più basso, cioè vengono catturati, tenuti in allevamento nel mare per un anno, due anni e poi vengono venduti, vengono commercializzati, però non hanno lo stesso gusto, non hanno la stessa morbidezza di questo. Vado a sfatare l'ultima, non so, l'ultima credenza, l'ultima diceria che questi animali vengono messi a bollire vivi, no? Bisogna buttarli poverino, viene messo a bollire vivo l'astice, l'aragosta. Ecco, non è così, almeno nel mio caso non è così, perché secondo me questi crostacei sono quelli che fanno la morte migliore, in quanto va acquistato vivo sicuramente, questo era vivo, e poi viene abbattuto con l'abbattitore, che è una sorta di cella che arriva a meno 30 molto molto velocemente, e fa sì che l'astice praticamente si addormenti, passa dalla vita alla morte senza neanche accorgere. Diciamo, è uno dei pesci che soffre meno, se pensiamo a come vengono pescati i tonni o anche gli stessi pesci che vengono pescati a amo. Questo è uno dei pesci che, almeno per come lo facciamo noi, fa la morte migliore, perché viene messo l'abbattitore, si addormenta, va congelato un po' e la carne rimane anche più morbida e più frollata. Pensate, chiaramente prendere anche una persona, buttarla nell'acqua bollente,
che effetto ha? Si tira tutti i nervi, per quello a volte troviamo sia lastici che le aragoste molto stopposa, che molti la cuociono così proprio da viva, anche per comodità, per velocità, si prende dalla vasca, si butta dentro l'acqua bollente e poi rimane molto, molto dura. Adesso la andiamo a cuocere, ci vorrà circa un'ora di cottura e poi la serviremo nella saletta privé a un nostro cliente che ce l'ha chiesta, un cliente abbastanza famoso, dopo vedrete chi è. Allora, una piccola chicca, come si cuoce? Allora, adesso taglieremo questa parte del corpo, la lasceremo a parte e inforneremo per quasi un'ora, 40 minuti circa, la chela più grossa spaccata e la testa tagliata a metà. Con la testa si può prendere un po' di burro pomata, un po' di pan grattato e prezzemolo e fare anche un impasto. Se ha le uova io la lascerei così, se troviamo tutte le uova all'interno è buona anche al forno cotta così. Però siccome a volte la testa rimane un po' molliccia, si può appunto prendere l'interno della testa e fare una sorta di mousse con burro pomata, appunto, pan grattato, prezzemolo, sale e pepe, si riempie la testa, chiaramente aperta, e si rinforna, che questo è per 5-40 minuti. Dopodiché il corpo, tagliato in due, in forno per altri 20 minuti, in modo che avrà tutta una cottura uniforme. Altrimenti, se la cuocessimo così, ci troveremo con la parte finale molto molto cotta e la parte alta e le chele molto crude. E non andrebbe bene. A dopo, andiamo a cuocerla. Ecco qua, dopo un'ora di cottura è pronta l'astice, come vi dicevo, per un cliente importante nonché un grande amico. Guardate che è cottura. Ed ecco qua Simone Ruggiati, grande consigliere anche. Ecco qua, il bambinello è pronto. 6 kg e 7 etti di astice. E adesso con tutto il sugo sotto poi possiamo fare uno spaghettino. Mazza, che roba, un'ora di cottura. La serviamo, grazie mille.